Sopravvissuti, bentornati sul canale. Allora, in live mercoledì abbiamo sistemato un pochino la base. Fondamentalmente ho fatto pulizia, cioè ho levato un sacco di roba da mezzo che non mi serviva. Abbiamo messo qui le casse per mettere la roba per il cibo, ma dobbiamo finire la cucina. E qui invece abbiamo fatto uno pseudo magazzino, mentre in basso c'è l'armeria. Però, ahimè, è successo qualcosa. Non abbiamo capito bene come né perché abbiamo avuto un'altra vittima, ovvero è morto Ian. Giuro che non si è capito come è morto, raga, però è morto purtroppo. Ian ci ha lasciati. Ora, però, bando alle ciance, quello che oggi voglio fare è andare a prendere intanto alcune cose che ci serviranno per il mantenimento del cibo una volta che il cibo sarà pronto, le coltivazioni saranno pronte. Quindi un frigorifero decente, che non sia sto schifo qua sotto piccolino, e eventualmente cerca anche un pochino di fertilizzante per i campi. Allora, iniziamo subito con lo svuotare l'inventario da roba che non serve a niente e partiamo. Vorrei pure mangiare qualcosina, in effetti. Allora, i colpi ce l'abbiamo, io il fucile me lo porto, perché dobbiamo ancora andare a verificare, ecco qua, il pistolero. Io, sinceramente, un giretto da quella parte me la farei prima di andare a cercare tre cose, e quindi prenderei il fucile... Cioè, il fucile da caccia, ma non ci abbiamo i colpi, io prenderei il fucile a pompa. L'ho messo meglio è questo qua. Ok, ci siamo. Mia cosa, mannaggia la miseria, è così facendo però c'ho la mazza da baseball che mi viene tolta. Allora, andiamo con la volante della polizia, ovviamente. Proprio ovviamente. Ah, vedi, qua ci sono. Aspetta un secondo, perché quasi quasi io farei di questo. Ci sono i colpi, sì. E allora sapete cosa? Io so pochi, eh. Ho 15 colpi in canna. Ok. Sì, sono pochi. Però a sto punto io poserei il fucile. Cioè, poserei. Metterei la mazza da baseball dietro al posto del fucile. Devo tra l'altro devo sistemare la strada qua per uscire, così almeno non ci abbiamo problemi. Si parte all'avventura. Oh oh. C'è un rider qui. Abbiamo beccato uno. E questi sappiamo che sono ostili. Che faccio? Ma non lo pio? No, si è buggato. È buggata la mod. Che pizza. Che pizza. Questo mo mi gonfia. No, lo gonfio io. Ti gonfio io, vieni qua. Cosa di utile? Ah, del cibo! Bene. Maglietta rock. Occhiali passa... no. Ok.
Allora, mi sa che la mod, come mi avete detto anche tra l'altro in live, che la mod dell'Advanced Trajectory è buggata. Porca miseria. Con gli NPC. Mannaggia la miseria, questo è un problema. Vedi questo col falcetto. Ma vieni con me, eh? No. Adesso non possiamo permetterci di esplorare. Non ci possiamo permettere di prendere gente, signori. Dobbiamo prima sistemare il discorso cibo. Guarda, Adam è ancora vivo. Non era lui il pistolero, però, eh? Non era lui il pistolero. Ma l'unico problema è che sa mod non funziona. Al pistolero come gli sparo? Vediamo, vediamo. Allora, una qualsiasi di ste case dovrebbe avere quello che fa per me. Lascio la macchina accesa, tanto me ne vado subito. Eccolo qua. Il frigorifero che serve a noi è questo. Tutta roba marcia che prendo, che la portiamo a casa. Ma come troppo pesante per l'inventario? Ma che significa? Ma scusami. Ingombro 40. Ho capito. Quindi, potete vedere un secondo una cosa, mo c'ho un dubbio, mannaggia la miseria. Se levo la mod dell'inventario Tetris, forse me lo fa prendere. No, non me lo fa prendere comunque, a prescindere dall'inventario. Ma e voi? Quelli non li posso prendere. Un frigorifero un po' più piccolino. Questo. Ma mi pare lo stesso, infatti. Kelly, posso sapere che cosa vuoi? Grazie per la fiducia che riponi in me. Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Ma da quando non mi fa prendere i frigoriferi, ragazzi? C'è qualcosa che mi sta sfuggendo, secondo me, eh. Posso sapere perché questa mi sta seguendo? Ma sinceramente proprio vorrei sapere. Kelly, ma che cazzarola vuoi? Ma chi sei? Ma chi ti ha chiamato? Invita nel gruppo. Vediamo un po'. Sta nel gruppo? Sì, ok. Kelly entra nel gruppo. Tanto ormai si era accollata, ragazzi, quindi tanto vale portarla con noi. Allora, cara Kelly, mo ti devi rendere utile. Intanto qui che c'è sta. Ah, ok, questi mi servono. Che poi devo creare altre porte per. Kelly? Kelly? Già ti rende utile, dicevo, prendiamoli sì, i vari cardini, pomelli, eccetera, perché mi serviranno quando poi dovrò fare altre porte. Pazzo. Proviamo a portare la macchina dentro, va. Sei una testa di cazzo.
Dillo, Kelly, che sei... Ma guarda, Teo. Oh, avevo aperto la porta apposta per passare. C'è una testa di Kelly. Dove cazzo ero la porta? Ah, ragazzi, non ho tempo da perdere. Ah, qua io passo beatamente attraverso, ok. Non mi ricordavo di questa featuring. Allora ci stanno delle finestre, roba che possiamo tranquillamente sfondare per entrare. Che non penso riuscirò a forza niente. Ma cibo non c'è, però magari ci so, c'è il fertilizzante. Kelly si è portata via una trentina di zombie. A me va bene. Vediamo se riusciamo. Miseria. Occhio. Ho rischiato un mozzicaccio brutto. Ma brutto brutto. Due stanno lì. Non c'è nessuno. Ok. Pure stanco. Otto, torna da Kelly. Ma pensa. Frigio, lenzuolo, apriamo il lenzuolo. Allora, zombie non ne vedo. Casse sono tutte vuote, ovviamente. Figurate quando mai. Oh, fertilizzante, vai così. La radio, batterie, perché no? Un'accetta, buono. La ghiaia, non adesso. Fammi una cosa, va. Entriamo con la macchina qua dentro e dormiamo. Mamma mia, Kelly, non mi chiudere le porte però. Quanto ti sto detestando. Si infiliamo un attimo qui. Facciamo una bella pennica. Ci facciamo una tirata fino a domani. Vai. Siamo estremamente affamati. Ok. Che sennò va a finire, mi tocca prendere i... Come si chiamano? I frigoriferi piccoli, però sinceramente... Colla. La torcia al propano, non la prendo. Un altro sacco, oh, buono, 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 buono. Dove stava la torcia?
Due sacchi di fertilizzante, comunque, meglio di niente, eh. Il frigo però, mannaggia, la miseria. Niente. Frigorifero, niente. Altro sacchetto, buono. Sigarette, diamole. Piccolo, sì, piede porco, pomodori. Allora, meglio di niente, sì, per carità, però io avrei voluto il frigorifero. Troppo pesante per l'inventario. Dovrei prendere i contenitori per ghiaccio, forse con quelli, però. Boh. Non me la fa scassino. Però aspetta, c'ho il cacciavite. In realtà dovrebbe farmela scassino. Senza problemi. Che stiamo dentro. Occhi non aperti di più, eh. Un lucchetto. Che poi c'avevo anche gli altri generatori da andare a prendere, tra l'altro. Mo' mi sono ricordato. Che stanno negli altri magazzini. Bingo! Bingo, 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 bingo. Questo ci piace. Questo ci piace un bel po'. Un sacco di sacchetti di fertilizzanti. Allora, posiamo tutta sta roba che mi serve spazio. Per raccoglierli tutti. Stavano qui? Sì. Boh, buono! Ottimo, raga, ottimo. Ottimo proprio, perché così possiamo fertilizzare un pochino i campi e velocizzare i raccolti. Buono, 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 buono. Veramente buono. Quella gliela faccio butta giù ai zombie, raga. Chi se ne frega, non c'è manco a perdere tempo. Altrimenti poi la buttano giù. Aspettiamo. Eccolo l'altro generatore, vedi? Potrei prenderlo direttamente da qui. I mattoni da box. Potrei prenderlo direttamente da qui. Volendo. Un altro generatore qua. Tanto dobbiamo portare la pompa di benzina. Quindi
Sedie non mi servono. Vestiti. Un paio di giacche, niente di più. Rete da pesca, questa la prendiamo. C'ho spazio? Vediamo un po'. Sì, dovrei riuscire a prendere il generatore tranquillamente. Sì. Via. Allora, non credo che lo riesca a mettere in macchina, però. E infatti, però sul sedile lo dovrei poter mettere tranquillamente. Sedile posteriore. Oh, bene, sì. A posto. Senti, però, visto che tanto mi dà tanto, spacchiamo ste porte e vediamo che ci sta. Tanto qui questo sta carissimo, amico, prima che butta giusto sto portoncino qua. Ci metterà ancora un'eternità. Non ne è valsa la pena neanche per niente. Oh, sì, dai. Tre dischi. Magari trovo pure altro fertilizzante. Vediamo un po'. Libri. Cemento. Potrei effettivamente prendere il cemento. Tanica vuota, parti di ricambio, parti elettriche, la torcia la pio, il poncho. Il poncho lo prendo. Però mi sostituisce la giacca, quindi boh. Bene, i dress ne dobbiamo pure andare da qua, va. Niente, alla fine della fiera me ne sono andato da qua con una persona in più da sfamà. Senza frigorifero. E non ho nemmeno trovato il pistolero. Bene. Che è lì, te lo dico, chiudiamo il portoncino e ti sparo, eh. Infatti chi è l'amicizia lunga? No, che è lì, rientra a macchina, Cori. Io vedo sulla strada principale se riesco a individuare delle ghiacciaiette. Da qualche parte ci dovrebbero stare. Dovrò portare via quelle, ragazzi, perché non so. Dov'è la mazza da baseball? Ah, ecco. Vai che è lì, datte da fare. Ma manda a me dentro a vedere. Allora. No, sti frigoriferi dovrebbero essere molto più pesanti di quello da cucina. Però giuro che non ho capito mica. Oh, un succhetto mio.
Raga, ma perché fa così? Cioè, io sti frigoriferi li ho sempre presi, eh. Penso sia colpa di una qualche mod. Ma non capisco quale. Invento di Tetris, l'ho provato a togliere, non è cambiato nulla. Un altro tentativo. Dove vuole provare a uscire questo? Scusate. Devo fa. Che pizza. Aceto, salsa di soia, caffè. Non va bene se non mi fa prendere i frigoriferi, ragazzi, non va bene per niente, quindi devo un attimino vedere. Farina, lievito. Mettiamo su tutto. Non va bene affatto se non mi fa prendere i frigoriferi. Mi sa che voleva la mod. Tutte le mod che vanno a modificare l'inventario, raga, perché non. Non si spiega, se no. Un sacco di pere. No, cioè, ho anche messo la mod che mi permette di spostare gli oggetti che normalmente non potrei spostare. Ma non me lo fa. Non capisco da che dipende, però, ragazzi. Sinceramente non capisco da che cosa dipenda. Boh. Forse perché c'ho fame, ma no. Non sto capendo. Non sto capendo, ma resta il fatto che non me lo fa spostare, non so perché. Non so concretamente perché. Raga, fatemi sapere nei commenti se sapete perché non me fa spostare il frigorifero secondo voi. Cioè, l'ho sempre fatto, quindi sta cosa non me la spiego. Comunque, allora, a sto punto direi andiamo al benzinaio, così lascio lì il generatore. Sta crocca la macchina non era. Conveniva che non gliela davo. Allora, dove stava il benzinaio? Non fatta ricordare. E lasciamo qui il generatore. Almeno ce l'abbiamo sempre pronto. Prendi il generatore. Opla. E non mi fa vedere nemmeno il generatore. Io non capisco che cosa è successo. Boh, lascia il generatore. La metà delle mod sono sfanculate completamente, ragazzi, e non so perché. Sinceramente non so perché. Ok, rientriamo in macchina e torniamo a casa. Kelly, non ti muovere che se mi richiudi il portone, sai benissimo che fine farai. Eccoci qua. Allora, usiamo un po' di cose che abbiamo preso. Cos'è
casomai non ci servono nell'immediato. Allora, Kelly, tu dai ordine. Rilassa, ecco, fai quello che ti pare. E non mi rompere le wallery a me. Intanto, qui mangiamo. Direi che iniziamo pure ad andare a coltivare. Però forse. Intanto posiamo sta roba. Ah, la roba marcia magari. No, questa viene con me. Qui c'è roba, devo mettere, no? Mettiamo a posto queste. Sta macchina. E non solo il fucile sta in macchina, in realtà un botto di roba. Ok, io prendo la roba marcia, voglio vedere se riesco a buttarla dentro al compost qua. Bene, allora, alla fin fine non sono riuscito a fare niente di quello che volevo perché non capisco per quale motivo non mi fa prendere il frigorifero. Ne ho trovati una marea, ma non me li fa prendere. Vabbè, vedremo. Ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo episodio dove inizieremo a costruire il capanno per coltivare, visto che mo abbiamo anche il nostro bel fertilizzante. L'unico problema. Sì, vabbè, qua qualcosina riusciremo a congelare, tutto sommato, però sto piccolo frigorifero ovviamente non mi basterà. Devo capire perché non mi fa prendere il frigorifero, ragazzi. Devo fare qualche test e capire qual è il problema. Ragazzuoli, io vi aspetto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.